nel senso dico a tutti nei microfoni, non perché ci sia bisogno, ma perché registriamo, quindi insomma, per questa questione di verticità. Do il benvenuto a tutti, ai professori che intervengono oggi in questo seminario di studi, alle persone che sono venute a partecipare, ascoltare. Io mi occupo di coordinare il settore disciplinare di filosofia della religione del centro studi del fenomeno religioso qui alla Fondazione Capostrini. Farò veramente giusto un saluto e una brevissima introduzione, poi lascerò subito la parola a Francesco Tommasi, che è responsabile di questo progetto di ricerca all'interno del quale si inserisce questo primo seminario. Quindi anche il nome della fondazione, della Presidente della Fondazione, dottoressa Rosalie Barbarini, faccio appunto un saluto generale. Niente, giusto voglio inquadrare questo seminario che appunto si colloca, come ho detto, all'interno di un progetto di ricerca. Il Centro Studi del Fenomeno Religioso è una realtà relativamente recente che si struttura la sua attività attraverso dei progetti di ricerca che vengono affidati a dei giovani ricercatori. Nella fattispecie si tratta di Francesco Valerio Tommasi, che si occupa per l'ambito di filosofia della religione di un progetto di ricerca, di una ricerca che verte sull'idea di tempio, sulla nozione di tempio, e in particolar modo sta portando avanti un'ipotesi teorica che è quella di analizzare il parallelismo tra tempio e persona. Quello che il Centro Studi richiede ai progettisti è quello di portare avanti una tematica in maniera originale, cioè portando avanti un'ipotesi teorica originale, ed è attorno a questa tematica che poi si sviluppano dei momenti seminariali con una serie di esperti, di persone che conoscono bene la tematica, ma anche in generale di altri ambiti disciplinari, perché l'obiettivo è sempre un po' quello di misurarsi in due tappe: una prima tappa in cui si mette al vaglio l'ipotesi teorica appunto in un ambito più strettamente teorico, filosofico in senso lato, e una seconda fase invece in cui questa ipotesi teorica viene misurata in un ambito, tra virgolette, diciamo applicativo o comunque interdisciplinare. L'idea è quella di misurare l'ipotesi teorica in discipline diverse da quelle della filosofia della religione, da cui parte come background fondamentale il progettista. Questo è il primo incontro dei due seminari che organizzerà Tommasi per il suo progetto di ricerca, che ha come finalità in ogni caso la pubblicazione di un testo in cui Tommasi espliciterà la sua tesi, la sua ipotesi teorica, e un testo che raccoglierà gli interventi delle persone che partecipano ai seminari. È il primo dei due seminari, quindi quello legato più a un'indagine teorica. Il centro studi tiene molto a mantenere appunto questo doppio impegno. Un impegno teorico e anche speculativo che ha la pretesa di andare fino in fondo appunto all'ipotesi teorica, cosa che va detta forse viene fatta un po' troppo poco nelle abitudini universitarie accademiche italiane, per cui l'idea è anche di spingersi veramente in maniera ardita seguendo un'ipotesi teorica da una parte, ma nello stesso tempo cercare di mantenere un rapporto diretto e costante con i risvolti, lo dico tra virgolette, pratici o comunque concreti e applicativi rispetto anche alla nostra realtà contemporanea. Nonostante questo sia il primo incontro, quindi più legato alla teoria, anche qui l'interesse a uno sguardo alle conseguenze di l'ipotesi teorica portata avanti da Francesco Tommasi devono restare sicuramente
presenti. Ed è un po' in quest'ottica di bilanciamento tra diciamo una dimensione empirica e una dimensione speculativa che si vuole impostare in generale il lavoro. La scelta del tempo, poi adesso sui contenuti lascio direttamente la parola a Tommasi, la scelta del tempo è stata coordinata insieme e voglio dire che non è un caso questa scelta, anche perché tra le varie ipotesi questa scelta è emersa per un esempio particolarmente illuminante, almeno per me e sicuramente anche per Francesco, che è un testo che ci ha segnato in qualche modo, che è il testo del nostro maestro Marco Mario Olivetti, il suo primo testo, il tempio come simbolo cornico, che ci sembrava un interessante esempio anche metodologico, giustamente di coordinamento tra uno slancio teorico speculativo notevole e un risvolto pratico esemplificativo anche molto interessante. Quindi comunque lascio a lui poi entrare nel merito della tematica. Chiedo semplicemente poi a tutti di due indicazioni per la strutturazione della nostra giornata. Francesco Tommasi farà un'introduzione della tematica, perché rispetto alla sua ipotesi teorica che le persone, che i professori che sono stati invitati a intervenire interagiranno, quindi ovviamente ognuno porterà la sua propria competenza, ma sempre guardando all'ipotesi teorica di Tommasi, perché l'idea è quella un po' di andare fino in fondo, di anche aiutarlo tra virgolette a portare a maturazione questa idea teorica. Ed è, diciamo, l'idea è anche quella di lasciare il più spazio possibile alla discussione, per cui i moduli dopo la presentazione di Tommasi, i moduli per ciascun intervento saranno di un'ora. Chiederei a ciascuno di limitarsi al massimo a 40 minuti, ma anche meno se vuole, proprio per lasciare ampio spazio alla discussione. Abbiamo il vantaggio di essere relativamente pochi, il che significa che si può veramente impostare i lavori in un'ottica aperta e di discussione continua. Quindi avremo poi una pausa a caffè dopo il primo intervento, quindi verso le 11, termineremo i lavori grosso modo attorno all'una e riprenderemo alle 2:30, dove avremo le altre tre. Gli altri tre interventi, quindi altre tre ore, dove ci sarà anche lì una pausa caffè, e prevediamo di terminare in ogni caso prima delle 6. Quindi penso che sia tutto, lascio immediatamente la parola a Francesco, io sono qui giusto per moderare, mi ritiro volentieri ad ascoltare e imparare. Grazie. Avendo avuto l'ardire di convocare studiosi eminenti a confrontarsi con un tema che nella sua formulazione, il parallelismo tra tempio e persona, un caso di sacramento, può apparire persino agli addetti ai lavori sin troppo carico di termini tecnici e di connotazioni teoriche per essere confinato nel recinto di un discorso adeguatamente controllabile, è necessaria, credo, in sede introduttiva da parte mia qualche parola che per così dire chiamerei temenica, che tenti cioè di definire la cornice all'interno della quale si svolgeranno i lavori della giornata di oggi. Per far ciò seguirò come filo conduttore alcuni dei termini, delle espressioni o persino delle immagini che appaiono sulla locandina, cercando di chiarire appunto in modo introduttivo il senso con cui sono stati chiamati in causa. Il pronao, per rimanere nella metafora templare della nostra riflessione,
è costituito dalla volontà del Centro Studi sul Fenomeno Religioso della Fondazione Campostrini, che nell'area di filosofia della religione ha deciso di avviare un progetto di ricerca sulla questione del Tempio. Mi sembra che l'autocomprensione della Fondazione, espressa dalle categorie e dai titoli sotto i quali è collocato il progetto stesso, Studi sul Fenomeno Religioso e Filosofia della Religione, determini anzitutto un oggetto ed un metodo. Si pone a tema un fenomeno, qualcosa quindi di visibile, di manifesto, di empirico, o che perlomeno in qualche modo si offre, che la comprensione ordinaria e o una tradizione di studi riconducono all'ambito definibile come religioso, il fenomeno religioso. E si osa, con il passo indietro metodologico tipico della riflessione filosofica, si osa tentare di affrontare la domanda relativa al suo senso, filosofia della religione. Il fenomeno scelto dalla Fondazione per avviare questo progetto di ricerca, la cui realizzazione scientifica è stata poi affidata a me, è quello del Tempio. Si tratta anzitutto di una questione di attualità, esplicitandosi sempre di nuovo, proprio in termini di costruzione del Tempio, il problema della presenza e del ruolo delle comunità religiose, soprattutto minoritarie o nuove, nella società. Con particolare urgenza, poi, in epoca recente, la messa in crisi del paradigma della secolarizzazione ha riportato alla ribalta il dibattito sul ruolo pubblico delle fedi e dei culti, che modernamente erano considerati invece come destinati alla scomparsa o quantomeno al riflusso nel mero privato. E questo primo aspetto, credo di poter dire, non lascia indifferente la Fondazione, che perciò propone una riflessione aperta al pubblico. Ma in senso tecnico il Tempio sembra possedere una rilevanza singolare rispetto agli altri fenomeni religiosi e dunque meritare un'attenzione maggiore rispetto a quella che sinora gli è stata riservata in ambito specifico di filosofia della religione. A livello storico è documentabile come pressoché in tutti gli ambiti spazio-temporali in cui si sono dati fenomeni qualificabili come religiosi, si sono altresì presentati fenomeni qualificabili o assimilabili alla categoria del Tempio quale edificio sacro. E dunque il termine Tempio, di derivazione greca, risulta spendibile senza eccessivi problemi, o comunque con problemi molto minori rispetto ad altri casi, per tradurre termini o denotare fenomeni provenienti da contesti anche molto lontani tra di loro, che tuttavia appunto sembrano presentare caratteristiche sorprendentemente molto simili. Il Tempio, cioè, è fenomeno dal carattere pressoché universale, così da essere particolarmente adatto per un discorso sul religioso in quanto tale. Per questa ragione il fenomeno del Tempio permette anche di avvicinare i termini relativi al campo semantico dell'ambito religioso, come ad esempio sacro o divino, secondo un'accezione generica e in prima approssimazione nel loro significato prevalentemente ordinario. Il fenomeno del Tempio offre infatti un primo guadagno di questo livello di generalità. Il Tempio sembra poi essere questione paradigmatica per la filosofia della religione e per il fenomeno religioso, anche per altri aspetti più specifici. Designando anzitutto etimologicamente la porzione di spazio ritagliata e perciò separata dal profano e dunque sacra o offerta al divino, il temenos è istituito da un gesto di separazione che si colloca ad un livello di originarietà nel quale fenomenicità empirica e categoria teorica risultano ancora indistinguibili. L'atto concreto che isola un territorio materiale e l'atto che costituisce un ambito disciplinare sembrano essere l'uno il segno dell'altro, senza che si possa esattamente determinare che cosa è metafora di che cosa. Ma su questa scia, e con riferimento a mitologie ben note e ancora una volta ricorrenti in diversi contesti culturali, molta letteratura specialistica ha potuto leggere nell'azione di tracciare un confine sacro l'origine dell'azione di tracciare confini in generale. Evidente ed enorme allora è la valenza di questo gesto nella storia della civiltà e in quella del pensiero. L'aspetto di edificazione materiale che si aggiunge a quello di circoscrizione di uno spazio porta con sé ulteriori e più specifiche questioni che non possono essere tralasciate da una fenomenologia della religione come, ma ne accennerò ancora più avanti, quella del rapporto con la stanzialità, sia specifica del rito che di nuovo della civiltà in generale, o come quella dell'orientamento dello spazio,
secondo la funzione cosmica, ancora in senso etimologico, che il tempio come centro del mondo, o quantomeno come punto di riferimento, pare sovente rivestire. Ma il fenomeno del tempio offre altresì l'opportunità di condurre un'analisi che si colloca ad un livello di originarietà molto peculiare anche per un altro aspetto, su cui in modo particolare intendo soffermare l'attenzione, perché è funzionale alla tesi del progetto di ricerca e la cui verifica costituisce quindi un primo compito della giornata di oggi. Il fenomeno del tempio permette di affrontare il problema religioso sospendendo in prima battuta la questione relativa alla pretesa di verità della religione stessa. La fenomenicità religiosa manifestata nel tempio è una fenomenicità sia, per così dire, ad extra, ossia della religione nella società, sia ad intra, cioè con riferimento alla presenza del divino vero e proprio nel culto o nella fede o appunto nel suo luogo preposto. Si tratta cioè della funzione della religione nello spazio pubblico, ma anche di come Dio viene all'idea e all'uomo in generale, per riprendere espressioni rese note dalla ricerca specialistica nel settore. La separazione posta in essere dal temenos si riferisce sia alla distinzione tra divinità e umanità che alla distinzione tra alcuni uomini, ossia coloro che aderiscono ad un culto specifico, e gli altri, oppure tra alcuni momenti della vita e dell'attività di un uomo rispetto a tempi dedicati ad altro, e tempio e tempo condividono, come è noto, la stessa etimologia. Tuttavia, queste due forme della fenomenicità della religione e del temenos, rivolte cioè verso l'interno del culto separando tra divinità e umanità, o verso l'esterno separando tra iniziati e non, fedeli e non, lungi dall'essere semplicemente distinguibili in modo chiaro o persino magari contrapposte, presentano molti punti di contatto e giungono sovente quasi a sovrapporsi. La presenza del divino, infatti, che è trascendente per eccellenza, viene resa esperibile proprio grazie alla mediazione della fede, del rito, del culto, dell'azione o dell'immagine religiosa. Per cui la presenza che ho definito ad extra, cioè il rito pubblico o la concretizzazione e la manifestazione, è un veicolo necessario di quella ad intra. E anzi, quest'ultimo aspetto pare realizzarsi inevitabilmente mediante il primo. Il rapporto tra divino ed umano va tradotto e declinato secondo caratteristiche in qualche modo esperibili. Il divino si rende riconoscibile nel modo in cui la religione lo presenta al mondo. Così, e si chiama in questo modo in causa un altro titolo di opera significativamente più recente di filosofia della religione, il visibile ed il rivelato sembrano essere spesso due aspetti della stessa medaglia. La stessa mutazione che si è registrata a livello storico in ambito disciplinare accademico, dalla teologia filosofica, che era scienza razionale di Dio, alla filosofia della religione, scienza razionale invece dei fenomeni empirici di ambito riconducibile alla religione, sulla scorta della critica illuministica, segnala proprio tale questione. Lo studio del Tempio può quindi risultare particolarmente interessante per tutti quegli approcci, dalla fenomenologia alla sociologia della religione alla teologia politica, che cercano di affrontare la difficile individuazione di una categoria specifica per il religioso senza indulgere a riduzionismi semplicistici che negano pregiudizialmente la possibilità di un'esperienza religiosa o che invece, sul versante opposto, assumono acriticamente il darsi di un'essenza precostituita ed incontaminata da dover semplicemente accogliere e descrivere. Ma in che misura è possibile un discorso sul religioso che prenda le mosse da una sospensione della pretesa di verità del discorso religioso stesso? È qui che può intervenire, ecco il passo ulteriore di questa piccola mistagogia al tema dell'incontro di oggi, la nozione di sacramento. Non solo nella accezione generica di azione liturgica, di atto sacro che viene svolto in un contesto fisico o teorico categoriale di ambito religioso, e quindi non solo di azione che rende presente il divino, e dunque non solo come un'azione che permette il darsi del rivelato, quale segno che, secondo la sua definizione classica, è ciò che significa, il sacramento pretende di mantenere intatta la separazione tra significante e significato, tra cosa concreta ed azione divina, tra presenza materiale ed assenza spirituale, tra umano e divino, e di affermare allo stesso tempo la loro coincidenza.
non si attua una trasformazione fisica, eppure l'oggetto è veramente la realtà divina. Il sacramento mantiene la separazione, il taglio del temenos, la differenza. Allo stesso tempo, e perciò in un modo evidentemente paradossale, pretende anche una comunicazione reale, una continuità tra piani diversi e persino una identità. Il sacramento pretende di mantenere intatta la differenza, appunto non si attua una trasformazione fisica, e di affermare allo stesso tempo identità piena. L'oggetto è veramente la realtà divina. Abbiamo detto di come la manifestazione della presenza religiosa che definiamo ad intra, ossia del divino nella religione, nel culto o nella fede, si espliciti inevitabilmente in elementi ad extra, ossia della religione nella società. Il sacramento quindi sembra essere una nozione particolarmente efficace per rendere conto di questa dinamica, di cui il Tempio appare a sua volta un fenomeno paradigmatico. La nozione di sacramento svolge un ruolo evidentemente fondamentale nella storia della tradizione cristiana, da cui è anche tratta la definizione a cui ho fatto riferimento. I misteri fondamentali della vita di fede ed in modo preeminente i segni e le azioni che permettono la comunicazione della grazia divina al fedele e alla comunità, infatti, vengono ricondotti dalla dottrina, sin dalle origini, a questa categoria. È il termine greco mysterion, che cos'è la mistagogia se non un accesso progressivo al mistero stesso, esemplificato in modo visibile dagli strati e dalle sezioni del Tempio. È questo termine ad essere tradotto con il latino sacramentum nella ricezione in Occidente dei testi dei padri greci tra i secoli II e V. Il sacramentum, che esprimeva nella tradizione giuridica romana il giuramento di fedeltà dei soldati, declina la nozione secondo un senso in cui la cooperazione o risposta umana all'azione divina diviene evidentemente più rilevante o marcata. Ma proprio coesistenza di aspetto divino e partecipazione umana, sia pure con accentuazioni sull'uno o l'altro versante e a seconda delle differenze che le impostazioni teoriche e dottrinali conoscono nei contesti locali e lungo le epoche, costituiscono il cuore della comprensione del sacramento. Così i sacramenti sono definiti mezzi di grazia. In questo senso sono stati definiti anche segni efficaci, con una definizione che accentua nel rapporto di rimando semiotico anche l'aspetto performativo. Se tale performatività è evidentemente quella di Dio nei confronti dell'uomo, i mezzi appunto con cui si trasmette la grazia divina, essa non può prescindere da un atto umano, da una liturgia o da un rito, essendo la presenza di Dio stesso non sperimentabile senza mediazioni. Per trasmettersi ad un oggetto o ad una persona, l'azione di Dio deve passare attraverso una azione umana. Non esistono oggetti, enti o fenomeni religiosi tout court, se non dopo un intervento che li istituisce o che quantomeno li riconosce come tali. Questa dinamica si ripropone quindi in maniera imminente nel carattere performativo del sacramento. Anzi, appunto, come detto, il sacramento radicalizza ed invera il passaggio ed il rimando dall'uno all'altro aspetto e la loro inevitabile compresenza. Al di là della specificità di una tradizione religiosa particolare, quella cristiana e ancor più quella cattolica, in cui il discorso del sacramento si è sviluppato, quello che interessa qui è dunque evidentemente la portata teorica della nozione in generale. Interessa cioè verificare la spendibilità di un termine tratto da un contesto teologico in termini più latamente filosofici. E interessa verificare l'applicabilità di tale termine desunto da una tradizione confessionale specifica anche a contesti religiosi diversi. Il discorso evidentemente non è privo di insidie. In che misura si può utilizzare una categoria teologica in filosofia? I teologi non vi scorgeranno un depauperamento e i filosofi dal canto loro una invasione di campo? E ancora, è legittimo servirsi di un termine tipico di un ambito religioso particolare per cercare di isolare un significato religioso universale? Non si rischia nuovamente di scontentare tutti? I difensori dell'ortodossia di quella tradizione specifica che individueranno in questo tentativo un annacquamento o una contaminazione di una categoria cui assegnano invece un ruolo ben determinato, mentre da parte loro i rappresentanti di altre confessioni religiose non avvertiranno come una colonizzazione l'utilizzo per fenomeni specifici della loro confessione di una categoria estranea?
Tuttavia sembra che ci siano alcune ragioni che rendono proficuo tentare la mossa di un utilizzo teorico, anfilosof, in termini universali, della nozione di sacramento secondo il significato generale che abbiamo detto e di applicarla quindi al fenomeno del Tempio. Pensare il Tempio come un sacramento mette in condizione, prima di affrontare la questione di che cosa si tenga per vero della religione in generale o di tradizioni confessionali o di dottrine teologiche specifiche, di guadagnare una cornice problematica che si ponga su un livello tale da rendere conto adeguatamente di tutta la posta in gioco che appunto il fenomeno stesso del Tempio, come si accennava, sembra portare con sé. Secondo le descrizioni e le definizioni che ne ha dato la fenomenologia della religione, il Tempio pretende infatti di essere sacro e quindi, riprendendo ancora una volta espressioni ben note, di essere totalmente altro rispetto al mondo e alla società umana, ma al contempo di avere funzione fondativa e cosmica della società stessa. Il Tempio pretende di essere il legittimo luogo della divinità, senza che però la divinità possa avere un luogo che la ospita veramente o che la contiene. Il Tempio sembra quindi riprodurre proprio la dinamica che abbiamo visto essere descritta ed inquadrata dalla nozione di sacramento. Va ricondotto e ridotto all'uomo, è una costruzione umana, eppure pretende di essere il luogo che per eccellenza è proibito e sottratto all'umano. Eccoci allora infine in quello che possiamo definire, per rimanere nella metafora, il Sancta Sanctorum del tema di oggi. Perché un sacramento della persona? È un dato di fatto che molte siano le tradizioni che, con una sfaccettata metaforica, accostano Tempio e persona. L'uomo è descritto e rappresentato in contesti storici e culturali, anche molto diversi, come Tempio della Divinità, o il Tempio è presentato come un'immagine dell'uomo. Il sito di Tula de Allende, che è la figura scelta nella locandina, e che è un luogo che significativamente congiungeva divino ed umano mediante sacrifici di persone, è circondato da atlanti, figure umane che sembrano essere a guardia del rito. Ma ad esempio anche i massi di Göbekli Tepe, il sito archeologico che notoriamente rappresenta la testimonianza più antica di edificio religioso e che, databile al 9600 a.C., ha avviato una ridiscussione del paradigma di evoluzione della civiltà, per cui i fenomeni religiosi sembrano essere testimoniati in un'epoca antecedente a quella della stanzialità, e le figure di questo sito sembrano riprodurre immagini umane danzanti. Il più antico tempio rinvenuto, quindi, sembra essere la materializzazione, la messa in pietra e la stanzializzazione, se così si può dire, ossia la fissazione di un rito religioso, di una liturgia di atti umani. Ma si riscontrano poi nella letteratura teologica e religiosa, come accennato nelle righe che convocavano l'incontro di oggi e che sono riassunte nel testo della locandina, parallelismi tra il luogo sacro come centro del mondo e gli strati più intimi della persona, tra le facoltà conoscitive e i livelli architettonici dell'edificio, tra questi e l'ordine gerarchico del vivere associato, sulla scorta dei posti assegnati durante il culto alle classi del popolo, sino alle immagini, anche di stampo esoterico, che radicano le capacità speculative nelle attività muratorie. In contesto europeo tale parallelismo sembra trovare un culmine nei secoli della cosiddetta modernità, in cui il religioso è stato sovente ricondotto senza residui ad altri aspetti dell'umano, dall'etico al politico, dal sociale all'economico. Il tempio è costruito o frequentato da uomini, secondo questa impostazione, che ancora non possiedono il vero significato della loro natura, e quindi sono fermi all'immagine, alla rappresentazione esteriore. La tendenza di accostamento del Tempio all'uomo ha preso quindi le forme di una riduzione dell'uno all'altro. Ma la storia, ciò non di meno, è complessa. Oggetto primario della polemica moderna, anche la tradizione cristiana presenta, e sin dalle origini, carattere di radicale svalutazione dell'elemento materiale e tende a ricondurre il senso dell'edificio sacro all'uomo. Distruggete questo tempio e in 3 giorni io lo farò risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. È evidentemente una citazione evangelica.
Non a caso si è potuto individuare nell'incarnazione il principio stesso della secolarizzazione. Eppure lo stesso cristianesimo non ha saputo prescindere dall'edificazione di luoghi concreti di culto. Tale contraddizione si radica anche a livello linguistico, per cui la Chiesa è sia la comunità dei fedeli, sia il corpo mistico di Cristo, sia l'edificio sacro. Ma la contraddizione trova riscontro, a sua volta, nella dinamica di radicale irrappresentabilità del divino e contemporanea imprescindibile concretizzazione del culto, propria già anche del monoteismo ebraico. Altra citazione: ma è proprio vero che Dio può abitare sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questa casa che io ho costruito. In questo ambito, per altro verso, si tende a considerare la eventuale riconduzione dell'umano all'umano della presunta presenza divina nel Tempio come una indebita e idolatrica materializzazione. Cosa c'è infatti di meno spirituale di un corpo? La stessa nozione di persona, d'altronde, che è preferita qui a quella di uomo nel parlare di Tempio come sacramento della persona, ma nella corrispondenza e nelle conversazioni intrattenute per l'organizzazione della giornata di oggi, i relatori avranno probabilmente notato una significativa oscillazione, che è sintomo non troppo celato di incertezza tra l'utilizzo appunto del termine uomo e quello del termine persona. La stessa nozione di persona, dicevo, ha conosciuto un utilizzo eminente, venendo applicata sia alla divinità che all'uomo, ancora una volta, anzitutto e soprattutto nella tradizione cristiana, che conosce forse proprio nell'aspetto mediativo uno dei punti più decisamente connotati. Anche questo aspetto, dunque, la possibilità cioè di utilizzare la nozione di persona come secondo termine del parallelismo tra aspetto umano e aspetto religioso nel Tempio, va sottoposto alla discussione di oggi. D'altronde, se il parallelismo tra aspetto umano e Tempio è un dato di fatto riscontrabile in più di un ambito, esso ancora non è stato interrogato nel suo significato e dunque non è stato oggetto di una teorizzazione specifica. In questo senso penso che si possa dire che il progetto di ricerca in generale e la giornata di oggi, nello specifico, che va al di là degli ambiziosi termini che ho rapidamente descritto, è dedicata al parallelismo tra il Tempio e la persona, penso di poter dire che il progetto di ricerca e la giornata di oggi presentino dei tratti di qualche originalità. La carne al fuoco posta sull'altare della ragione è dunque quindi ormai davvero troppa. Ai relatori, in ogni caso, è stato chiesto di occuparsi principalmente, appunto, del parallelismo tra Tempio e persona, rinvenendo o smentendo, anzitutto su di un piano storico, i fondamenti o quantomeno alcune tracce dell'ipotesi teorica. Esperti o rappresentanti istituzionali di religioni storiche sono stati chiamati anche per pronunciare una parola sulla legittimità dell'utilizzo delle categorie che sostanziano il progetto stesso, che, come si è accennato in queste rapide battute introduttive, non è certo privo di problemi. L'ipotesi che guida il progetto, che possiede tratti marcatamente speculativi, come ha detto anche Giuseppe nell'introduzione, e che ho introdotto senza eccessivo pudore, intende dunque sottoporsi a questa prima verifica dei fatti, sia a livello storico che a livello dottrinale. Detto tutto ciò, un ultimo gesto, assieme ai doverosi ringraziamenti a tutti coloro che hanno permesso questa occasione, a partire dalla dottoressa Rosa Mary Pardarini, che è presidente della Fondazione del Centro Studi Campostrini, a tutto il personale della Fondazione, oltre che evidentemente a tutti i relatori che hanno accettato di intervenire, un ultimo doveroso gesto è un rendimento di grazie, come ha già introdotto anche Giuseppe, un rendimento di grazie particolare al maestro che ha ispirato il progetto di ricerca, sia, credo, ma a questo punto è ufficialmente confermato, in colui che lo ha promosso e che anche ringrazio, appunto, Giuseppe Di Salvatore, sia in me che cerco di portarlo avanti in questi termini, ossia un rendimento di grazie a Marco Maria Olivetti, che proprio con un testo dedicato, come detto, al Tempio simbolo cosmico, fece il suo ingresso sulla scena filosofica. Dalla sua riflessione, evidentemente, sono mosse tutte queste considerazioni svolte. E vorrei quindi dedicare la giornata di oggi, cade proprio a pochi giorni di distanza dall'anniversario della sua scomparsa e in prossimità della ricorrenza in cui la tradizione confessionale a cui egli apparteneva ricorda i defunti, vorrei ricordare e dedicare la
giornata di oggi alla sua memoria. Grazie. Per non aver presentato Francesco Tommasi, che appunto a Diego di Olivetti, a Roma, ha proprio seguito un dottorato sempre a Roma ed è assegnista di ricerca all'Università della Sapienza, e si è occupato di tante cose, principalmente il lavoro della sua tesi di dottorato di filosofia trascendentale, delle fonti della filosofia trascendentale kantiana, ma si occupa anche di questioni di filosofia contemporanea, in particolar modo penso a Levinas e a tante altre cose adesso. E passo subito la parola allora per cominciare a, come dice in francese, a decortichea questa ipotesi teorica da vari punti di vista. Il professor Gaetano Lettieri, che è professore di storia del cristianesimo e storia delle dottrine teologiche all'Università La Sapienza di Roma ed è un eminente studioso di patristica di Agostino, su cui ha prodotto un testo ormai di riferimento, e di tutta la tradizione agostiniana, e anche lui tante altre cose, ma cito solo queste per introdurlo e gli passo immediatamente la parola. Io ringrazio innanzitutto il dottor Di Salvatore e il dottor Tommasi per questo invito e la squisita ospitalità delle sorelle campestrine. Sono molto contento di essere qui e sono molto contento di confrontarmi con questo tema che Francesco Tommasi ha proposto. E come sempre accade, tutto ciò che anche di critico dirò sarà proprio in fondo questo invito sacrificale, no? Che ci ha rivolto, lo accolgo immediatamente. È evidente che c'è un debito, cioè mi sembra indubbiamente che il tema sia di massimo interesse e che possa rappresentare un filo, no, per cercare di mettere a fuoco delle questioni non soltanto di tipo fenomenologico ma proprio di tipo storico di massimo interesse. Allora, io buttando giù una serie di appunti e di note, ho intitolato questo mio intervento Note sul parallelismo sacramentale con un punto interrogativo tra tempio e persona, tra virgolette, dal cristianesimo delle origini alle teologie patristiche. Dovrei dire dai cristianesimi delle origini alle teologie patristiche. Vorrei cominciare quindi con una precisazione. La mia prospettiva è una prospettiva che vuole affrontare questa scommessa teorica in negativo, sottolineando come sia forse proprio quella origine cristiana che evidentemente, come Francesco Tommasi qui ha apertamente dichiarato, la scaturigine anche di queste categorie, quale quella della persona, quale quella di sacramento, forse a porre una serie di problemi radicali nei confronti della tesi stessa. Detto in maniera molto semplice, penso che non si possa dire che nella tradizione cristiana il Tempio ci sia a livello sacramentale una riconoscibilità del Tempio appunto come sacramento della persona, e che il discorso stesso sul Tempio sia un discorso che generi una serie di difficoltà che non possano essere aggirate con la constatazione non soltanto fenologica ma storica, no? Che il cristianesimo stesso non possa fare a meno del Tempio. Perché ho messo un punto interrogativo a sacramentale, virgolette, questi poveri segni, insomma, di sospensione dei termini? Perché anche da un punto di vista storico, ho sentito l'esigenza di andare alle origini, chiaramente, parlare sia di sacramento che di misterio che di persona è problematico. Tant'è che lo stesso concetto di persona, che possiamo utilizzare ormai a livello filosofico, a livello storico si scompone in una serie di problemi che partono poi dalla constatazione che è un termine molto tardo in realtà nell'utilizzazione teologica e che persino a livello trinitario, con l'eccezione di Tertulliano, che comunque siamo appunto all'inizio del III secolo, fa fatica, no, ad essere adottato. Agostino stesso nutriva forti perplessità nell'utilizzazione del termine persona a livello trinitario,
una scarsa attenzione al termine persona dal punto di vista antropologico, no? Come definizione dell'uomo. Questo pone una serie di problemi. Io avevo indubbiamente avvertito questa esitazione nei confronti del termine persona. Con cosa sostituire allora il termine persona? Uomo potrebbe essere troppo debole, no? O troppo generico. Persona cosa significa? Qualcosa di immateriale o di materiale? È possibile introdurre la distinzione visibile e invisibile veicolata in fondo dal termine persona? Io proporrei qui di utilizzare il termine immagine, che è un termine privilegiato, che forse moltiplica i problemi, ma che è un termine molto frequentemente utilizzato, soprattutto nei testi protocristiani, per definire il soggetto, direi in dimensione in qualche modo sacramentale, per intenderci, no? Cioè come il soggetto che in quanto immagine è davvero colui che rende visibile la presenza dell'invisibile. Propongo questa sostituzione del termine persona con il termine immagine, consapevole che questo moltiplica i problemi. Un'altra precisazione generica, è evidente che qui, io per questo penso sia così interessante questo incontro, si scontrano anche due prospettive diverse, e c'è una prospettiva di tipo fenomenologico che, chiamando poi diciamo competenti di diverse tradizioni religiose, chiaramente cerca di trovare l'elemento di sintesi, e prospettiva di tipo storico-religioso che non può che differenziare, quindi in qualche modo resistere ad una pretesa, no? Di semplificazione e addirittura a una pretesa di identificazione di una, chiamiamola tra mille virgolette, verità fenomenologica. Tant'è che anche nel tentativo molto raffinato che Francesco Tommasi ha fatto adesso, no? Di indicare una centralità fenomenologica di tipo religioso e del tempio e della persona, troppi termini, esempio trascendenza del divino, ad esempio appunto fede, no? Che utilizzava, mi sembrano molto problematici a livello storico religioso, cioè specifici di una tradizione, geneticamente la tradizione cristiana, forse di tradizioni monoteistiche, religioni abramitiche, ma problematiche a livello di altre tradizioni religiose, e quindi anche da questo punto di vista bisogna sempre calibrare quella che è l'esigenza fonologica con l'esigenza storica, che è sempre inevitabilmente problematizzante, vorrei dire apre alla differenza, no? Cioè si ribella a qualsiasi tentativo di definizione. Tornando alla questione della persona, l'impressione, io colpevolmente non ho letto le due pagine di introduzione per motivi di inabilità tecnica che ci ha mandato Francesco Tommasi, ma partendo appunto dalla sintesi della locandina e sentendo quello che lui qui ha proposto, ho avvertito nel termine persona quasi il significato di invisibile o immateriale, no? Che troverebbe quindi nel tempio come dimensione visibile e materiale un corrispettivo. Anche questo potrebbe essere estremamente problematico, quasi che la persona come appunto soggetto religioso avesse bisogno di trovare un elemento visibile e materiale che è il tempio, no? Il suo luogo appunto, vorrei dire, di incarnazione. Utilizziamo in termini, diciamo, destoricizzati questo termine. Anche questo mi pare storicamente molto problematico. A livello cristiano cercherò ora di spiegare perché. Perché in fondo la concezione di persona come soggetto immateriale non esiste nel cristianesimo primitivo, detto in maniera molto brutale. Per cui il soggetto nel cristianesimo primitivo è un corpo. E quindi vorrei dire, da questo punto di vista, il soggetto è immediatamente, no? Visibile. Allora, per questo ho preferito ricorrere al concetto di immagine, ma si potrebbe dire che in ambito cristiano, se vogliamo andare veramente alle origini, sarebbe opportuno sostituire persona con termini quali carne, corpo, appunto, anche cuore, no? Cioè che sembrano termini metaforici, ma che, come dire, hanno una dimensione, ho utilizzato sia il termine della visibilità che in qualche modo il termine dell'invisibilità, che però complicano tutto ciò che il termine persona nasconde e quindi tende a semplificare.
Un'altra questione, è una questione che tornerà. Il concetto di immagine è un concetto che dai testi protocristiani, cioè pensiamo appunto dai testi paolini, che sono i primi testi cristiani attestati, viene ad essere utilizzabile unicamente presupponendo una frattura interna alla nozione di soggetto e quindi di uomo, cioè una opposizione tra vecchio uomo e nuovo uomo, e quindi tra un uomo o un corpo o un soggetto che o immagine sfigurato non è immagine, è un uomo che diviene immagine. Allora io sintetizzando direi che non penso, non sia vero che per la tradizione cristiana l'uomo o la persona sia tempio della divinità. Ecco, questa è una affermazione molto netta, cioè cercherò ora di documentarlo. È chiaro che ognuno di noi sta salendo la mente la citazione paolina di Prima Corinzi 3, dove si dice appunto che l'uomo è nostro, è proprio il tempio di Dio. Allora io dico che non possiamo affermare in maniera semplice che l'uomo è tempio della divinità, ma possiamo dire soltanto che l'uomo diviene tempio della divinità. E in questo divenire io sottolineo questa nozione di scarto e questa nozione di frattura e di rottura che si dà all'interno della concezione antropologica protocristiana e che quindi specifica la dimensione, anche la possibilità stessa che il soggetto ha di essere tempio, come subordinato ad un evento rivelativo, ad un evento carismatico, ad un evento escatologico, che sono difficilmente traducibili in ambito cosmologico, in ambito ontologico. Allora ecco, riassumiamo così la questione. Quando anche si sottolineava, Francesco sottolineava la funzione fondativa e cosmica del Tempio, io direi che in tutti i testi protocristiani una concezione cosmica e fondativa del Tempio sarebbe in qualche modo definibile come idolatrica e respinta. Proprio perché la dimensione di tempio che l'uomo stesso, appunto Paolo, no? È, lo diviene grazie ad un'azione dello Spirito Santo, cioè una rivelazione di tipo escatologico e di tipo carismatico. Quindi potremmo dire non si dà una funzione cosmica, ma una funzione escatologica dell'uomo tempio. E il tempio di cosa? Dello spirito, che è l'evento ultimo che avviene a partire da Cristo. Un'ultima precisazione, diciamo preliminare, poi io ho cercato di ordinare i materiali cronologicamente, cercherò di scandire il mio discorso secondo una progressione un pochino più ordinata. Ma l'ultima questione è questa, che nella tradizione cristiana, già durante la citazione del Vangelo di Giovanni, che Francesco ci proponeva con una consapevolezza, no? Aperta, no? Della contestazione che la sua stessa tesi e progetto di lavoro si poteva appunto portare, che io accolgo in pieno da questo punto di vista. La fase celeberrima, no? Del Vangelo di Giovanni, che è molto interessante perché di Giovanni fa dire a Cristo, nel secondo capitolo del Vangelo, che lui è colui che può distruggere il tempio e farlo risorgere, rinascere, no? Dopo tre giorni. Mentre se voi ricordate bene, e questa è un'accusa dei Vangeli sinottici che viene portata al momento del processo di Gesù nei confronti di Gesù, vi è anche un brano del Vangelo di Marco molto importante, interessantissimo, relativo, stavano in un campo a raccogliere le messi, i discepoli, cosa interessantissima, forse quello è il vero tempio di Dio probabilmente, e nasce una questione sul sabato e Gesù dice che appunto il figlio dell'uomo è più importante del tempio, è più importante del sabato, e quindi si innesta un discorso a partire dalle parole di Gesù già nei sinottici di superiorità, diciamo, del soggetto, chiamiamolo escatologico rivelativo, rispetto al codice templare.
no? E quindi in questa traiettoria che va dai sinottici a Giovanni, comunque si struttura e si specifica quella che è una evidente polemica antitemplare. Ricordiamo che sono testi, il Vangelo di Marco è discusso, ma tutti gli altri Giovanni sicuramente scritti dopo la distruzione del 70 del Tempio, quindi anche, come dire, non storicamente molto orientati, ma comunque è sistematica una polemica antitemplare, ed è sistematica nel corpo stesso di Cristo la, vorrei dire, retractatio, uso questa categoria, del Tempio in Cristo, cioè l'unico Tempio vivente e quindi l'unica visibilità storica di Dio stesso è Cristo, no? Nei testi appunto protocristiani da Paolo a Giovanni. Allora è evidente che un discorso cristiano sul Tempio non può mettere in diretto parallelismo Tempio e persona, ma deve ovviamente subordinare la relazione tra Tempio e persona al ruolo di Cristo, che è il Tempio ed è la persona. Voi sapete che appunto il termine greco che indica persona è prosopon. Le prime attestazioni teologiche del termine prosopon nella storia del cristianesimo sono prima dei Valentiniani, che definiscono appunto il figlio preesistente divino prosopon, cioè volto, persona del padre, e poi appunto torna in Clemente Alessandrino, siamo alla fine del secondo secolo, inizio del terzo, dove prosopon è il nome del figlio. È notevole notare quindi come la prima definizione di persona sia cristica sostanzialmente, addirittura del Cristo divino e preesistente, e come quindi vi sia questo assorbimento sia della nozione di tempio che della nozione di persona nel corpo e nella preesistenza divina di Cristo, di cui noi dobbiamo tenere presente. Allora, riassumendo questa disordinata e lunga premessa, direi che innanzitutto per il cristianesimo diciamo primitivo del primo secolo, ma anche del secondo, l'uomo non è tempio della divinità ma diviene tempio della divinità. La seconda, e questo è un punto che dobbiamo approfondire, l'uomo che diviene tempio della divinità passa per un'esperienza di radicale negazione, addirittura distruzione, si potrebbe anche dire proprio decostruzione dei codici religiosi stabiliti, e quindi vi è qui un parallelismo sistematico nei testi protocristiani della polemica nei confronti del tempio, così come si dà una polemica nei confronti della legge. Abbiamo appunto indicato quel passo del Vangelo di Marco, no? che trova un parallelo nel Vangelo di Matteo, la polemica nei confronti appunto del sabato e del Tempio, la libertà nei confronti del sabato e la libertà nei confronti del Tempio, e quindi la legittimità di violare il sabato non negando la presenza di Dio. Vedremo quanto sia sistematica questa concezione critica, anche violenta, vorrei dire, da parte protocristiana nei confronti della tradizione giudaica e della nozione di tempio giudaica, oltre che a quella della legge giudaica. Una terza dimensione, l'autentica dimensione sacrale, è sempre invisibile e indisponibile, quindi non rappresentabile, potremmo dire, ed è lo Spirito Santo, nei testi della comunità primitiva, che è l'unica eventuale condizione, proprio eventuale condizione della costituzione dell'uomo nuovo. Cioè non si dà quindi una possibilità di identificare in un aspetto visibile la presenza del sacro. Tant'è che in fin dei conti lo spirito avviene nel corpo, cioè avviene nel soggetto, che ciò che si dà, è evidente che qui, a mio parere, tornando alle questioni delle tesi sulla secolarizzazione, come anche Francesco sottolineava, è il cristianesimo il vero segreto della secolarizzazione.